In studio, Viviana Sammito. Buonasera, lo avete sentito dai titoli. Questa mattina si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Vittoria. Si è parlato anche del pestaggio a indanno di un tunisino di 24 anni sabato scorso a Scoglietti. Urge la presenza dello Stato, hanno gridato i ristoratori, i residenti della frazione, e inoltre il prefetto ha garantito che ci saranno più telecamere di videosorveglianza, anche risorse umane al termine del vertice. Questo è il sunto del comitato. Facciamo il punto nel servizio. A Scoglietti si percepisce la preoccupazione dei residenti. Dopo risse e pestaggi in pieno centro nel weekend, chiedono la presenza dello Stato. Urgono misure di prevenzione e repressione a tutela della collettività e dei titolari delle attività di ristorazione. Sabato scorso, durante l'aggressione al tunisino, sono state chiamate le forze dell'ordine, ma sono intervenute troppo tardi, quando ormai tutti erano scappati. Abbiamo iniziato a sentire qualcuno che stava già iniziando ad urlare. Siamo andati via. Una bimba piccola, magari evitiamo le scene. Ci dovrebbero essere più controlli ovunque, ovunque, molti di più. Non siamo tutelati e comunque controllano le forze dell'ordine, controllano i locali per quanto riguarda il virus, per quanto riguarda le norme che si devono comunque rispettare, ma comunque noi vogliamo essere tutelati perché non possiamo lavorare con la paura di essere comunque di avere sempre risse, perché ci sono sempre risse qua. Nelle ultime ore sta circolando il video di alcuni ragazzi che si abbassano le braghe simulando di urinare sui mezzi dei carabinieri parcheggiati davanti a un noto hotel a Scoglietti. Una bravata che costerà cara ai responsabili. Sono in corso le indagini dei militari dell'arma per risalire all'identità dei giovani. Proprio oggi si è riunito nelle sale delle Capriate, nel convento degli ex frati minori delle Grazie a Vittoria, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante il quale sono stati calendarizzati una serie di appuntamenti interforze per controllare in modo capillare il territorio. Tra le soluzioni, il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza e maggiori controlli nel fine settimana. C'è da tenere conto anche delle relazioni sociali tra tunisini e vittoriesi, diventate difficili tanto da sfociare in risse. Molti degli immigrati che vivono nella frazione hanno amici del posto, ma spesso sono etichettati come quelli ubriachi che provocano reazioni violente, hanno raccontato. Voi vi sentite integrati comunque qui a Scoglietti, no? Sì. Boh, quasi così. Voi lavorate? No, noi abitiamo fuori, noi siamo in vacanza qua. Quindi non state qui? No, noi stiamo qui. Cioè siamo scudettati, però non ci vediamo, non abitiamo ciò qua. Perché avete deciso di non stare più qui? Per questioni sociali? No, per questioni di lavaggio. Che paese è questo? Questo, va bene la vita. No, non può fare niente. Non c'è lavaggio, magari se c'è lavaggio poi non picca. Abbiamo tutti i diritti come tutti gli altri, solo un po' di... Ci sei un po' di questo guardo che guardano, pensano che siamo noi quelli un po' oscuri, pensano che noi facciamo vandalismo, qualsiasi cosa che succede, ci vedono passare, dicono ecco questi qua sono sempre ubriachi. Ci sono persone che non hanno mai bevuto in realtà. Loro pensano solo che siamo noi da altri paesi poveri, quando in realtà i nostri paesi non sono stati mai poveri. Non siamo scappati dalla guerra, siamo solo nati. Non credo che uno, se è nato qui, è colpa sua. È solo che vive qui da un po' di tempo e quindi si sente uno di loro. Solo che c'è un po' di discriminazione, di... Si sente, sì, che siamo un po' diversi dagli altri, quando in realtà parliamo, siamo cittadini, lavoriamo, paghiamo le tasse. E come dicono, se sbaglia uno, sbagliano tutti, in realtà non è così. Andiamo con la cronaca a Paternò, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne accusato di aver ucciso la sorella figlia di un boss. Era il 1995. Nel 1995 avrebbe ucciso la sorella con due colpi di pistola alla testa per futili motivi. L'uomo, dopo più di 25 anni dal delitto, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Il 47enne aveva deciso di uccidere la sorella per rispettare l'onore e la famiglia mafiosa Alleruzzo, oltraggiata dalle relazioni extraconiugali intrattenute dalla donna, con soggetti criminali ritenuti nemici della stessa famiglia. Il 47enne è il figlio del defunto boss Giuseppe Alleruzzo, che negli anni 70 e 80 guidava il gruppo paternese di Cosa Nostra, all'accento di numerose famiglie
faide sanguinose e articolazione territoriale della famiglia mafiosa Santa Paola di Catania. Inoltre cugino di Santo Alleruzzo, classe 1954, noto come Avipera, considerato reggente del clan fino al suo ultimo arresto avvenuto nell'ambito dell'operazione Sottoscacco. Negli anni 80 e 90 gli omicidi si susseguivano tra le fazioni e lo stesso Alleruzzo padre subì il lutto dell'assassino della moglie e del figlio e decise pertanto di collaborare con la giustizia. Santo Alleruzzo nel frattempo aveva intimato all'uomo arrestato quest'oggi di far ritrovare i resti della sorella per darle una degna sepoltura. E così il 25 marzo del 1998 i militari, grazie anche a delle telefonate anonime, ritrovavano in un pozzo nelle campagne di Paternò dei resti ossei di una donna, in particolare il teschio, dove veniva riscontrata la presenza di due fori causati da colpi di arma da fuoco. Grazie alle successive attività investigative, corroborate anche dalla comparazione del DNA, si è confermato che si trattasse di Nunzia Alleruzzo, scomparsa il 30 maggio del 1995 dopo essere stata vista al figlio di 5 anni uscire di casa insieme al fratello. Recentemente sono arrivate anche le dichiarazioni di altri tre diversi collaboratori di giustizia che hanno confermato le dichiarazioni rese dai familiari della vittima e dei dati oggettivamente riscontrati in occasione del rinvenimento del cadavere. Tra gli amanti di Nunzia Alleruzzo anche un componente del gruppo che aveva ucciso la madre e che pensava di uccidere lo stesso 47enne arrestato oggi. Grazie alla riapertura delle indagini coordinate alla DDA di Catania è stata messa la parola fine a questa vicenda. Le indagini, riaperte nel 2020, sono state svolte attraverso attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di tre diversi collaboratori di giustizia, che hanno permesso di accertare la responsabilità del fratello, definire le modalità esecutive, nonché evidenziare il movente. È un giovane immigrato di 20 anni, risulta disperso sulle acque di Cava d'Aliga, dove stava nuotando insieme con altri due coetanei del posto che sono riusciti a tornare a riva nuotando. Per le ricerche la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha utilizzato mezzi navali aerei sul posto, anche il 118 carabinieri e i vigili del fuoco, tuttora continuano le ricerche. E la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha soccorso un marittimo colto da malore mentre era sulla motonave Liman di bandiera camerunense a circa 3 miglia dal porto di Pozzallo. La motovedetta Charlie Papa 325 ha fatto rotta verso la nave mentre è stato richiesto aiuto al centro internazionale radiomedico per allertato su indicazione della sala operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo dal comando di bordo per le informazioni sugli interventi di primo soccorso e le cautele da adottare in attesa dell'arrivo della motovedetta. Effettuato il trasbordo del marittimo intorno alle 11.30 di questa mattina nel pieno rispetto delle misure sanitarie dettate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, l'uomo è stato trasportato sull'ambulanza del 118 e condotto all'ospedale di Modica. E riparte il turismo nell'isola dopo questi mesi di restrizioni. Attualmente, secondo i dati a disposizione delle agenzie di viaggio, le previsioni parlano di una più alta percentuale di turisti che arriveranno in Sicilia rispetto ai siciliani che invece stanno organizzando una vacanza. Ce ne parla Giada Giaquinta. In Sicilia per quest'estate, secondo la previsione attuale, gli arrivi dei turisti nella nostra isola potrebbero superare le partenze, con una percentuale del 70% contro il 30%, e quanto dichiara Damiano Vindigni di Mavi Sicilia, che parla di una lenta ripresa del settore. Una ripresa motivata dalla voglia di evadere, di lasciarsi alle spalle mesi di restrizioni, ma si tratta di una ripresa lenta. Sarà un turismo di prossimità anche quest'anno, quindi Sicilia e Italia maggiormente, e pochissimo per quanto riguarda il mercato estero, piccole aperture come la Grecia o la Spagna o il settore crocieristico, che sta vedendo un attimino una ripartenza, ma sono ancora in forte crisi. La cosa, diciamo, più leggermente positiva è giustamente la domanda che è cresciuta tantissimo per la nostra Sicilia, quindi quasi tutte le strutture ricettive in Sicilia sono abbastanza piene. Noi agenzie ovviamente non lavoriamo moltissimo con l'incoming, ma diciamo che qualcosina si comincia a rivedere. Quanto riguarda gli aiuti, sicuramente il governo nazionale ha dato un primo imprinting con il sostegno bis anche a noi agenzie, che invece il governo precedente non ci aveva mai fatto rientrare, non capivamo il perché. Escludendo i codici Ateco, solo con la perdita di fatturato siamo rientrati, adesso rientreremo in un altro sostegno bis come tutte le altre attività, e pare sia previsto un aiuto mirato diretto per agenzie viaggi e tour operator. Più avanti sta uscendo appunto il DL legge e il bonus vacanza finalmente viene messo a disposizione per utilizzarlo direttamente con le agenzie di viaggi, cosa che prima
prima l'anno scorso non era possibile farlo in quanto il governo precedente non scendeva molto a dialogo con noi. E aspettiamo appunto che escano i DL ufficiali approvati dalla Camera per capire esattamente di quali quantità di aiuti si parli. Importante anche il recente incontro con l'assessore regionale alle attività produttive che ha ascoltato le istanze del settore. È d'accordo con noi a fare degli interventi che tramite la finanziaria sono previsti, che usciranno nei dettagli nelle prossime giornate. E questo ci ha, ripeto, messo nelle condizioni di avere un rapporto diretto con lui e quindi più avanti pensare ad altri interventi diretti e mirati. Ed è boom di prenotazioni per il vaccino anti-Covid. Saranno 260.000 le persone a vaccinarsi per la prima volta in Sicilia entro il mese di luglio con il vaccino anti-Covid-19. Il dato riguarda la prima somministrazione del vaccino, numero che è sommato alla seconda dose e quindi al richiamo, porta a 900.000 persone. A Ragusa solamente nella giornata di ieri e nella prima mattinata di oggi si erano prenotate 17.000 persone, di queste 2.700 nella fascia 16-20, circa 6.000 invece in quella dei 20-29 anni e oltre 6.500 in quella tra i 30 e i 39 anni. A Catania il dato porta 10.000 unità in più, il totale infatti rimanda a 27.000 persone prenotate a partire dal 3 di giugno. Il vaccino anti-Covid-19 già aveva entusiasmato ieri il nuovo target, erano 120.000 le persone che alle 4 del pomeriggio di ieri avevano prenotato il vaccino sulla piattaforma della regione siciliana per la vaccinazione agli under 40. C'è una forte partecipazione e i più giovani sembrano rispondere con maggiore reattività rispetto ad altre fasce generazionali, avevano precisato dall'assessorato alla salute. Parliamo ancora della nomina dell'assessore Razza che torna a essere assessore regionale alla salute, così come disposto e voluto dal presidente della regione Nello Musumeci, il quale ha riferito che fino all'eventuale terzo grado di giudizio per me una persona è innocente, così il governatore. Sara Donzuso. Fino a un eventuale terzo grado di giudizio, per me una persona è innocente. Chi non la pensa come me è forcaiolo. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci difendendo la scelta di rinominare Ruggero Razza assessore alla salute. Tante le critiche che sono arrivate dopo la firma della nomina, critiche che il governatore rispedisce al mittente, chiarendo che la legge stabilisce con chiarezza le incompatibilità e fino a quando non arrivano a quelle leggi io, dice Musumeci, che non sono di sinistra ma notoriamente di destra, sono garantista. Musumeci, incalzato anche dalle domande dei giornalisti, ha ribadito: io mi sono sempre preso le mie responsabilità e mi assumo la responsabilità di avere chiesto a una persona per bene, indagata come tanti altri all'ARS, di tornare al proprio posto, perché ho sempre detto che un avviso di garanzia non è una condanna, non lo sono neppure un rinvio a giudizio, una condanna di primo e secondo grado. Una scelta, detta di Musumeci, apprezzata anche dagli alleati. In tanti, ha detto il governatore, hanno inviato messaggi di sostegno. Io credo che nessuna persona che crede nella democrazia e nei principi costituzionali possa pensare che l'avvio di una indagine per un reato non associativo debba dire, significare basta, tu non fai più politica. No, non è così. Io ho chiesto alla persona per bene, avvocato Razza, di assumere le responsabilità di governo, perché è un suo dovere ed è un suo diritto. Persino i sindacati di sinistra hanno pubblicato comunicati dicendo: presidente, faccia tornare al suo posto Razza. Sindacati ostili al governo. Dico, li avete letti? Non c'è una sola voce del mondo della sanità che si sia levata contro. Protesta dell'operatore Seus ieri in Piazza Parlamento davanti a Palazzo dei Normanni, sede dell'ARS. Ci sarà un'audizione a metà giugno in Commissione Sanità. Facciamo il punto nel servizio. Giovanni Di Leo, Paolo Previtera, Nicola Gennaro, Vincenzo Di Gangi, Maria Grazia Guerrera, Carmelo Cascino. Lungo è l'elenco dei soccorritori del 118 morti per il contagio da Covid-19 mentre salvavano vite umane. Gli angeli sono stati definiti, cui diritti però sono stati calpestati.
Sono scesi a protestare per tutta la giornata di ieri in piazza Parlamento davanti Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Chiediamo da 2 anni risorse e l'attuazione delle leggi che voi avete fatto e che lei ha firmato. Non trovate soldi, eppure li trovate per comprare i divani in Pellefrau, per rinnovare uffici, fare giardini. Avete trovato anche i soldi per pagare certi bonus, premi ai dipendenti regionali, gli stessi che 3 giorni prima lei, caro Presidente, definì per l'80% dei fannulloni. Abbiamo bisogno più rispetto per gli autisti soccorritori. Abbiamo bisogno che gli UPP funzionino, che siano distribuiti in tutte le province, che ci siano coordinatori capaci in ognuno di essi. Non che in alcuni di essi si sentano principe e principesse e pensano di avere facoltà di decidere della vita delle persone. Questo succedeva nel Medioevo, siamo nel 2021 e non siamo né sudditi né schiavi. Ieri altri soccorritori sono rimasti nei presidi per garantire il servizio di emergenza-urgenza. Altri hanno protestato contro una politica sorda. Poco fa parlavamo, siamo qua per essere ricevuti. Ma ricevuti da chi? Da chi in 3 mesi non ci ha fatto nemmeno una domanda? Ma nessuno si chiede perché gli eroi sono qui stamattina. Ma nessuno si chiede perché gli eroi stamattina sono qui e chiedono tutela. Non chiediamo il bonus. Da ieri abbiamo di nuovo l'assessore Razza che ci riceva. E riprendiamo quel discorso che abbiamo lasciato. A riceverli è stata la Commissione Sanità all'ARS. La Presidente Margherita La Rocca Ruvolo ha garantito che audirà il gruppo dei sindacati COBAS, Confintesa, FIALS, la Federazione dei Sindacati Dipendenti, il Movimento Unito 118 Sicilia, a metà giugno, tra il 14 e il 15. Le sigle hanno dato un diktat, soluzioni concrete o la protesta continua. Abbiamo anche una legge che in commissione c'è ormai da oltre 2 anni, che doveva in qualche maniera porre soluzioni e strategie nuove per questo settore, ma che di fatto però per motivi diversi non è andata in porto ad oggi, quindi anche questo il governo dovrà, e lo chiederemo, se ritiene di continuare l'iter di questa norma prima che finisca la legislatura, e anche su questo dare delle rassicurazioni. E su questa linea io mi muoverò nelle prossime settimane perché questi operatori abbiano delle risposte. L'assessore è rientrato ieri sera, quindi daremo il tempo di ricominciare a lavorare e lo convocheremo per questo motivo. E mentre la Regione parla di nuove modalità di tirocinio per altri giovani per l'inserimento nel mondo lavorativo, i tirocinanti dell'avviso 22 attendono ancora di essere pagati per il precedente tirocinio. Abbiamo sollecitato più volte l'assessorato al lavoro di velocizzare con i pagamenti. L'assessorato al lavoro ci aveva riferito che le operazioni sarebbero andate più veloci. Si sentono intrappolati nella burocrazia e presi in giro i tirocinanti dell'avviso 22 della regione siciliana. Il bando per le attività di apprendimento finanziato dalla regione, che prevedeva per chi viene ammesso un rimborso di 500 euro al mese, soldi mai visti per la maggior parte dei 6.000 tirocinanti che hanno partecipato a questi tirocini circa 3 anni fa. Il bando per la crisi occupazionale emanato dalla regione vedeva stanziati 25 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo e aveva lo scopo di far sì che questi giovani svolgessero dei tirocini retribuiti, ma pochi, circa 1.000, quelli che hanno ricevuto un acconto o ricevuto l'intera somma spettante, ancor meno chi è rimasto a lavorare nell'azienda dopo aver terminato il tirocinio, come sottolinea il portavoce. Per 518 di questi sono stati accreditati i pagamenti. Al 28 maggio è uscita una nuova lista, ma i pagamenti sono centellinati. Ad oggi posso solo dirvi non è cambiato nulla, essere messi in lista di pagamento e l'accredito arriva dopo circa un mese. Si attendono altre liste di pagamento perché i tirocinanti sono ancora molti da pagare. La colpa, secondo l'assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro, era di un procedimento farraginoso di accredito. L'11 maggio si è persino tenuta un'audizione alla 5ª commissione dell'ARS con le parti sociali, in occasione della quale è stata chiesta la costituzione di un osservatorio permanente regionale proprio sui tirocini, affinché non si verifichino più simili situazioni. Il 18 maggio l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro ha inviato una circolare ai centri per l'impiego con l'oggetto disposizioni sui controlli da effettuare sui tirocini.
I tirocinanti a questo punto temono che si verifichino ulteriori ritardi nei pagamenti. Oreste Lauria, il portavoce, dichiara: un'amministrazione pubblica, prima di avere i tirocini, deve controllare la documentazione per ogni tirocinante che partecipa a un percorso formativo. Ci troviamo in una situazione paradossale e clamorosa e ci chiediamo a chi spettava vigilare. Credo che la regione siciliana si voglia aggrappare a dei cavilli, dice. Disastro ambientale a Marina di Acate, ma c'è positività dal sindaco Giovanni Di Natale, che annuncia un progetto esecutivo da 1,5 milioni di euro. Dopo mesi e mesi di denunce, anche da parte della nostra redazione, più volte recatasi sul posto, sul disastro ambientale di Marina di Acate, in particolare alla foce del Dirillo, il sindaco Giovanni Di Natale annuncia delle novità che potrebbero aiutare a ripristinare i luoghi con l'aiuto della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Il sindaco, infatti, nei giorni scorsi ha incontrato a Palermo l'assessore al territorio e ambiente della Regione, Toto Cordaro, per discutere della situazione dell'inquinamento ambientale a Marina di Acate. Questo invito è scaturito dopo numerose interlocuzioni avute nelle settimane scorse con il direttore generale dell'assessorato, il dottore Battaglia. L'onorevole Cordaro si è immediatamente messo a disposizione della nostra comunità, ci ha garantito che che finanzierà l'opera di bonifica. L'unica cosa che ci ha chiesto è un progetto esecutivo. Abbiamo noi il progetto presentato dalla provincia di Ragusa nel 2016, che era stato approvato dalla regione e non finanziato. Quel progetto prevedeva una spesa di 7 milioni di euro per diversi tipi di interventi, tra cui la bonifica. Estrapolando solo la bonifica, abbiamo fatto dei conteggi, insomma la regione dovrebbe finanziarci 1,5 milioni di euro per bonificare l'intero tratto che va da Marina d'Acate fino alla foce del fiume Dirillo. Prossimo passo preliminare per la bonifica, un incontro lunedì. Questo sicuramente è un risultato eccellente. Di ritorno da Palermo ho immediatamente contattato il commissario Piazza e della provincia di Ragusa, il quale si è reso immediatamente disponibile e ha convocato una riunione con gli uffici tecnici della provincia per lunedì prossimo. In quella sede, come già preannunciato dal presidente Piazza, noi chiederemo uno stralcio del progetto presentato dalla provincia, uno stralcio del progetto esecutivo, che porteremo immediatamente alla regione per avere finanziato questa grande opera. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, tra poco. Ancora ben trovati in studio, adesso vi parliamo di un'iniziativa dei volontari in campo, quella che si è svolta questa mattina all'Istituto Superiore Antonello Caggini di Siracusa. Obiettivo è avvicinare gli studenti al mondo del volontariato con dei momenti formativi e informativi. Sul posto Veronica Puglisi. Circa 100 studenti dell'Istituto Superiore Antonello Gaggini di Siracusa sono stati coinvolti questa mattina nell'iniziativa Volontari in Campo, obiettivo avvicinare il mondo del volontariato a quello della scuola. Un'iniziativa organizzata dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo in collaborazione con i volontari della FIRCB, con il coordinamento Associazioni di Volontariato Archimede di Siracusa e il coordinamento FIR nell'ambito delle attività di promozione del volontariato tra gli studenti delle scuole. Con l'ausilio di oltre 50 volontari specializzati e di circa 20 sigle associative sono state realizzate 5 aree di lavoro rispettivamente dedicate a logistica dell'emergenza, volontariato sanitario e socioassistenziale, comunicazione e segreteria da campo, droni e nuove tecnologie, progettazione, allestimento, componentistica elettrica da campo. Così diamo la possibilità intanto di fargli conoscere la nostra materia, che è quella di protezione civile e del volontariato, ma ci facciamo vedere che cosa facciamo e di che cosa ci occupiamo del nostro tempo libero. Poi gli facciamo vedere le nostre materie, che sono dal sanitario all'antincendio, alla cinofilia, alle radiotrasmissioni, e tutto il mondo che appartiene al mondo della protezione civile in emergenza, è chiaro questa cosa. Però diamo la possibilità di interfacciarci con loro e di spiegargli cosa facciamo noi nel momento che c'è il bisogno. I ragazzi sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di sicurezza in situazione di emergenza.
L'associazione Ambiente e Salute ha illustrato ai ragazzi come comportarsi nei casi di principi di incendio. Soddisfatta il preside dell'Istituto Antonello Gaggini, Giovanna Strano. I ragazzi sono chiamati a intervenire sul campo attivamente, a provare in prima persona quale può essere il loro apporto in situazioni di emergenza specifiche, e speriamo che possa essere anche uno stimolo per impegni futuri di questi ragazzi che si affacciano al mondo dell'età adulta, quindi della società, per potersi impegnare realmente in iniziative che possono essere di utilità per la società. A sostenere l'iniziativa l'assessore del terzo settore del comune di Siracusa, Rita Gentile. Questa attività va a coniugare un'informazione, una sensibilizzazione verso le nuove generazioni, nello specifico gli allievi di questa scuola, insegna a loro delle competenze e li coinvolge all'interno di una cittadinanza attiva, no? Dell'apporto che come futuri volontari potrebbero dare, partendo proprio dalle competenze che acquisiscono nella scuola e che sono coniugabili con questo impegno nella protezione civile. Adesso vi parliamo di un lieto evento, 100 anni per Ciccino, il nonno di Castiglione di Sicilia che ha spento 100 candeline nel luogo dove ha trascorso 38 anni della sua vita, l'ufficio postale. Per i parenti, per gli amici, ma anche per gli abitanti, il piccolo comune di Castiglione di Sicilia è noto come Ciccino. Si tratta di Francesco Scalzo, classe 1921, che proprio in questi giorni ha festeggiato ben 100 anni. E una festa speciale si è svolta nell'ufficio postale. Perché delle poste Ciccino per ben 38 anni è stato impiegato, ma anche perché tutt'oggi sbriga personalmente le commissioni recandosi alla posta, ricaricando la PostoPay per pagare le utenze con la carta. Insomma, un affezionato utente alle poste italiane, ed è per questo che si è deciso di fare questa festa. Ciccino è noto ai 3.000 abitanti di Castiglione Sicilia per la sua tempra ad altri tempi. Il festeggiato infatti non è solo un cliente affezionato per il personale dell'ufficio, ma è un amico speciale, un nonno per tutti quanti. Ieri tanta gioia insieme al sindaco, ai parenti e al direttore dell'ufficio postale. Il centesimo compleanno di un cliente diventa non solo importante per tutta la comunità, sono centri in cui il rapporto tra il dipendente di poste è più che finanziario, diventa un rapporto relazionale, un rapporto di fiducia, quasi di amicizia e di affetto. Questo ci dà veramente ulteriore forza a confermare la nostra presenza, l'importanza della presenza di Poste Italiane in queste piccole comunità. Con questo servizio è davvero tutto, grazie per averci seguiti fin qui, a tutti voi ancora buona serata.